Perché serve una destra di governo. Dibattito pubblico ieri sera 19 ottobre a Bari presso il Caffè d'Arte con l'intellettuale Filippo Rossi, fondatore della Buona Destra, e la onorevole Adriana Poli Bortone. Si è fatto il punto dell'attuale scenario politico, dei risultati amministrativi. In Italia manca una destra di governo, ha ribadito Adriana Poli Bortone, commentando anche i deludenti risultati delle elezioni amministrative in Italia. Che serve una destra di governo? Se ne discute oggi a Bari. Beh, se ne discute credo anche in un giorno particolarmente opportuno, perché dopo quello che è accaduto ieri è chiaro che in Italia manca una vera destra di governo, manca proprio un'offerta politica e quindi è necessario che si ragioni in maniera molto serena su questo, senza contrasti particolari, ma veramente con la razionalità dovuta in un momento in cui vediamo che c'è oltre metà della gente che in Italia non vota e tantissima di questa gente, io sono certa che è gente di destra, che però non ha trovato il contenitore politico giusto nel quale potersi riconoscere. Quindi ragionare su questo, ad essere particolarmente obiettivi, fare chi la deve fare, autocritica se ritiene di farla, e cercare di essere anche più, fra virgolette, aggiornato sui tempi, su ciò che si deve fare, che si può fare e che si può fare come politica. La politica deve essere fatta di visionari, non può essere di chi è fatto con la testa che guarda indietro o che vive di paure. Come commenta gli attacchi alla sede della CGIL? Ma guardi, io avrei voluto vedere però un attacco alla sede dell'UGL, per vedere se non so, gli effetti anche mediatici potessero essere gli stessi. Indubbiamente tutti quanti gli attacchi a qualunque sede sia, specialmente quando è una sede che ha comunque un valore simbolico, no? Insomma, il tema del lavoro è all'attenzione di tutti, è certamente da condannare. Ma io condanno tutti quanti quelli che sono gli atti di violenza, perché non mi pare che una buona politica debba agevolare o comunque far finta di niente su atti di violenza, anzi li deve prevenire. Ma una destra di governo perché un grande paese europeo come l'Italia non può permettersi di non avere una destra liberale, una destra popolare, una destra in grado di prendersi le responsabilità del governo, appunto. E il governo non è solo propaganda, non è solo urlare, non è solo rincorrere i peggiori sentimenti della società, ma è appunto prendersi responsabilità e capacità di decisione. Questa destra oggi in Italia manca.